settimana. È il momento invece, come già annunciato, di parlare di salute, ma non di quella fisica, ma di quella economica, che in questo momento forse vacilla. Ma oggi abbiamo ospite un'esperta che ci racconterà meglio di come sta e come sta andando l'economia italiana. Quindi benvenuta la dottoressa Manuela D'Onofrio, responsabile investimenti di Unicredit. Buongiorno a tutti. Allora, cara dottoressa, ci racconti innanzitutto un po' lo stato di salute attuale della nostra economia. Ma secondo me l'Italia è come una persona che è stata in coma in realtà per un periodo di tempo molto lungo, più lungo di quello, diciamo, che noi possiamo immaginare, no? E che sta uscendo da questo coma, ha tutte le possibilità per venire fuori molto meglio di come c'è entrata, perché abbiamo delle risorse a breve veramente ingenti. Se pensiamo a questi 200 miliardi di euro, sono una cifra enorme, paragonabile proprio a quella, secondo me, del piano Marshall, no? Che permise agli italiani di ricostruire il paese dopo la seconda guerra mondiale. Quindi io penso che abbiamo davanti a noi 5 anni di possibilità veramente di trasformare completamente il paese, di ammodernarlo, renderlo più efficiente e finalmente di creare un mercato del lavoro dinamico per i nostri giovani. Insomma, non è una cosa veloce, ma arriverà. E lei, che è esperta di investimenti, ci può dare dei consigli anche in questo campo, che è molto importante? Beh, allora, sicuramente bisogna aver chiaro che i rendimenti dei titoli obbligazionari, che adesso sono per lo più vicini allo zero, in alcuni casi addirittura negativi, rimarranno a questi livelli molto bassi, molto compressi, per un periodo di tempo molto lungo. Quindi, se si vuole veramente investire il denaro con l'obiettivo di avere dei rendimenti nel lungo periodo interessanti, bisogna investire nei mercati azionari, soprattutto in quello europeo e in quello dei paesi asiatici. Ma perché, secondo lei, è importante allora a questo punto investire? È importantissimo perché ci sono delle opportunità molto interessanti sui mercati azionari, mentre, come dicevo prima, sui mercati obbligazionari non c'è nessuna possibilità di ottenere un rendimento positivo, ed è importante investire per costruirsi, diciamo, per chi naturalmente non avrà una pensione adeguata, per costruirsi una rendita futura che ci consenta comunque di mantenere un tenore di vita adeguato. Insomma, abbiamo capito che anche se la situazione è abbastanza difficile, però con un po' di impegno anche personale, anche questa cosa si può, diciamo così, non dico combattere, ma riuscire a conviverci e portarla avanti nel modo più positivo possibile. Quindi ringraziamo anche per queste parole che ci ha detto la dottoressa Manuela D'Onofrio, ricordiamo, responsabile investimenti di Unicredit. Grazie dottoressa e buon lavoro. Grazie a tutti. La mattina di Millennium.